Buonasera e benvenuti a Maledetta Informatica. Questa sera diciamo una parola dal suono un po' appiccicaticcio, tachis, diremmo in piemontese. Parliamo di attachment. Probabilmente la conoscete con il nome di allegato anche. Attachment, infatti, o allegato, è un documento digitale che viene inviato via posta elettronica. Allora, pensiamo un momento alla vecchia posta e ai vecchi uffici postali. Se volevate inviare a qualcuno qualcosa di più grande di una lettera, non potete metterla nella cassetta. Allora cosa fate? Prendete carta e penna, scrivete una letterina tipo: cara Pinotu, ti mando questo bel libro di poesie d'amore in piemontese, spero che tu trovi ispirazioni, la bella Maria. Oppure: caro Giovanin, eccoti in questo pacco un pezzo di Toma delle Viole che ho comprato dal mio Margaro preferito. Quando l'annuserai penserai a me, Catlina. Quando avete scritto la vostra letterina, la appiccicate sul vostro pacco con una graffetta e poi andate all'ufficio postale a spedirla. Allora, quella graffetta ha ispirato il simbolo dell'attachment o allegato, perché anche portando tutto nel mondo dell'elettronica, quando dovete scrivere non un messaggio di poche righe, ma dovete inviare per posta la fotocopia della vostra carta d'identità, tutta la Divina Commedia o delle fotografie, quindi dei pacchi, ricorrete al simbolo dell'attachment o allegato per allegarli, attaccarli a un messaggio di posta elettronica. Quindi il simbolo della clips è importante. Ecco, allora, facciamo qualche raccomandazione sull'uso di questi attachment. Prima di tutto, quando inviare l'attachment? Tutte le volte che volete inviare qualche cosa di sostanzioso, pesante, o qualche cosa che volete che l'altro non modifichi assolutamente, tipo un documento, un contratto che non volete sia modificato. Allora, fate occhio a una prima cosa, la dimensione degli allegati. Perché soprattutto se mandate fotografie con alta definizione, sono molto pesanti, molto grosse. Allora, i sistemi di posta elettronica non consentono dei pacchi troppo grossi, così non potete andare a incartare un camion e andare alla posta e dire per favore me lo invii. Ci sono delle dimensioni più contenute. Quindi, anche se i sistemi di posta attuali sono abbastanza generosi, non sapete mai che tipo di sistema di posta ha il vostro destinatario, quindi cercate di limitarvi piuttosto ricorrendo ad altri sistemi. L'altra cosa, ricordate che se volete inviare qualche cosa che non sia modificabile, dovete sempre utilizzare il formato PDF, che così vi garantisce che non sia modificabile. Un'altra cosa invece, quando ricevete una posta con degli allegati, se ricevete un messaggio col segno della clips, vuol dire che è un allegato. Allora, prima di tutto, come lo scaricate e dove va a finire? Uno dei misteri gloriosi, meglio mantenuti dell'informatica, è dove vanno a finire gli allegati scaricati delle mail. Allora, il mistero svelato è che vanno, se non gli dite diversamente, quindi se non siete capaci a dirigere diversamente, gli allegati scaricati dalle mail vanno in una cartella del sistema operativo che si chiama download e che è sempre visibile perché il sistema operativo me la mette a disposizione tra quelli ad accesso rapido. Quindi se pensate ad averla persa, una visita alla cartella download vi aiuta. Seconda cosa, non aprite gli allegati se non siete sicuri chi ve li manda e perché. Perché l'invio di allegati è uno dei principali strumenti per diffondere dei virus, dei programmi che poi danneggiano il vostro computer oppure spiano i vostri dati personali e sensibili. Quindi aprite gli allegati se e solo se chi ve li manda è una persona nota della quale vi fidate e se vi spiega perché. Non fidatevi solo, se vi arriva una mail dalla vostra carissima amica e c'è solo l'allegato, potrebbe essere qualcuno che è entrato nel suo computer. Quindi adottate la regola, anche voi quando li inviate, di dire anche semplicemente: come promesso ti mando questa lettera, come promesso ti mando la lezione o la fotografia. Quindi cercate di fare così e se non c'è qualche spiegazione che abbia senso per voi, lasciate perdere. Chiudete la mail, buttatela via e vivete sereni. Quindi un po' di attenzione, un po' di organizzazione e potrete trasportare allegati e pacchi in giro per il mondo. Arrivederci e alla prossima parolaccia.